Vediamo adesso che succede andando ad applicare il fraseggio di derivazione blues all'interno di un brano pop, o più in generale nella popular music, nel soul, nell'R&B. E in particolare ho preso la progressione armonica di un brano che è stato riarrangiato in maniera egregia da Robin Ford, ovvero Don't Let Me Be Misunderstood. Il giro armonico è Do minore settima, Fa minore settima, Sol minore settima, Do minore settima, poi La bemolle maggiore settima, Si bemolle settima, Do. Quindi tutto in Do minore. In cosa consiste adesso il fatto di suonarlo in maniera più facile, di difficoltà intermedia o in maniera difficile? Nella scelta delle note, fondamentalmente. Se utilizziamo soltanto la pentatonica minore per tutto il giro, l'approccio è sicuramente più semplice. E qua ci leghiamo alla puntata in cui vi ho invitato a sperimentare e a migliorare l'articolazione della pentatonica. In brani di questo tipo è ancora più evidente se c'è questo tipo di padronanza oppure no. L'approccio blues nel pop o in maniera più ampia nel rock è stato poi ampiamente applicato da Eric Clapton, chiaramente, che è diventata a tutti gli effetti una pop star, oppure lo stesso David Gilmour nei Pink Floyd ha un fraseggio di derivazione molto blues che si applica chiaramente in un contesto non blues. Sentiamo il primo assolo. Come avrete sentito, qui la terza è proprio minore, non mi azzardo minimamente a tirarla verso il maggiore, perché siamo proprio su un accordo minore. Si lega all'esempio che abbiamo fatto nella prima puntata proprio sul blues minore. Dovete cercare di articolare la pentatonica anche considerando dei salti di corda. Questa diteggiatura è molto importante. Utilizzo tre dita. Sentite una pentatonica minore, come può essere veramente soulful, veramente. Lo sa bene appunto Eric Clapton. Oltre Robin Ford, ne ha fatto veramente un marchio di fabbrica nel pop. Oppure chitarristi a noi più vicini, cronologicamente, come John Mayer. L'approccio è sempre quello, padroneggiare il blues nella sua forma più tradizionale e poi portare quel tipo di linguaggio in altri contesti musicali. È un qualcosa che paga moltissimo.